burocrazia climatica anche comunque. Allora, continuiamo direi con le politiche italiane. Invece di Alessandro Carrettoni abbiamo Carmen Glorioso, che sì, quindi ci racconta anche, immagino, la strategia energetica nazionale. Buongiorno, Carmen Glorioso della Direzione Generale per il Clima e l'Energia e sostituisco Alessandro Carrettoni in questa presentazione. Vedremo insieme un po' quali sono velocemente le ricadute di quelli che sono i dibattiti a livello europeo sul nostro sistema nazionale. L'abbiamo già sentito, il pacchetto Clima e Energia al 2030 che prevede tre obiettivi principali, quello delle riduzioni del 40% rispetto di emissioni di gas serra rispetto al 1990, un aumento del consumo finale di energia del più 27% al 2030 per fonti rinnovabili e una riduzione del 27% dei consumi primari di energia al 2030. Questi due numeri sono cambiati, ve lo dirò fra un po', e tornando sulle emissioni di gas serra, sulla riduzione delle emissioni di gas serra, rispetto ai valori del 1900, rispetto ai valori del 1990 del 40%, significa che per raggiungere quell'obiettivo significa che i settori interessati dal sistema ETS dovranno ridurre del 43% al 2030 rispetto al 2005, mentre non ETS, come abbiamo già sentito, del 33% al 2030 rispetto ai valori del 2005. Considerando tutto il quadro a livello europeo di dibattiti, di discussioni, di definizione dei nuovi regolamenti e politiche, le ricadute sul sistema nazionale si esprimono poi fondamentalmente in tre documenti principali che ci interessano. Che interessano il nostro settore: la strategia nazionale di sviluppo sostenibile, e oggi qui parleremo velocemente della SEN e del piano integrato energia e clima. La SEN, a partire da quelli che sono gli obiettivi definiti a livello europeo, stabilisce che la competitività nel settore energetico attraverso la riduzione del gap dei prezzi e una standardizzazione a livello europeo, la sicurezza nell'approvvigionamento energetico e soprattutto un raggiungimento e magari superamento di quelli che sono gli obiettivi ambientali in modo sostenibile, sono i tre principali obiettivi della strategia. I target sono definiti, che richiamo qui, sono quelli per l'efficienza energetica, per le fonti rinnovabili, per i trasporti e per il settore di ricerca e sviluppo. Per l'efficienza energetica la SEN definisce un target di circa 10 megatonnellate equivalenti di petrolio di riduzione dei consumi al 2030, un obiettivo che prevalentemente fa riferimento ai settori non ETS, un obiettivo qualcosa l'abbiamo già sentito, abbiamo già sentito che per raggiungere questo obiettivo c'è bisogno di guardare ad altri settori rispetto a quelli che sono stati interessati adesso, che sono stati interessati finora dalle politiche di efficienza. Finora magari settori più interessati sono stati quelli industriali, ora bisogna cambiare e focalizzarci di più sul settore residenziale e dei trasporti. Gli obiettivi i target della SEN sulle fonti rinnovabili sono principalmente quello di raggiungere il 28% dei rinnovabili sui consumi lordi finali al 2030, che si declina in un 55% di rinnovabili elettriche al 2030 rispetto ai valori del 2015, in un 30% per le rinnovabili termiche e nel 21% per quelle che sono le rinnovabili nei trasporti. Il settore di trasporti definisce come obiettivi per il settore dei trasporti si definiscono come obiettivi principali quello di accelerare il rinnovo del parco auto circolante con autovetture che siano più performanti in termini di emissioni e di efficienza, dare un impulso maggiore alla smart mobility, alla riduzione del traffico nei centri urbani,
a promuovere trasporto pubblico locale, disincentivando quindi l'utilizzo dell'auto privata, un aumento della penetrazione delle auto elettriche e delle auto ibride e un miglioramento dell'infrastruttura per la distribuzione dei combustibili alternativi e punti di ricarica per i veicoli elettrici. Per quel che riguarda la ricerca e lo sviluppo, sappiamo che sulla linea di quello che è il programma internazionale Mission Innovation, l'obiettivo è quello di raddoppiare il valore delle risorse pubbliche che sono attualmente dedicate agli investimenti in ricerca e sviluppo in ambito delle energie pulite e passare dagli attuali 200, dal valore dei 222 milioni di euro del 2013 a 444 milioni del 2021. Focalizzandosi sull'efficienza, abbiamo detto il raggiungimento di circa 10 megatonnellate equivalenti di petrolio al 2030, da focalizzare sul residenziale e trasporti, quindi mantenere sicuramente il passo che si è tenuto fino adesso per quel che riguarda le politiche nel settore dell'efficienza, ma rifocalizzarci su due settori che sono quelli due settori diversi che sono quelli del residenziale e dei trasporti. L'evoluzione tecnologica e la ricerca favoriranno l'innovazione nell'ambito sia residenziale che dei trasporti. Focalizzandoci invece sugli obiettivi delle fonti rinnovabili, vediamo in blu i valori del 2015, in giallo quello che sarebbe la situazione al 2030 in uno scenario che ha politiche attuali, che non tiene conto di nuovi interventi, e invece vediamo come gli obiettivi della SEN sono in realtà molto più sfidanti per raggiungere il 28% definito. Andiamo avanti. Nel settore non ETS, il 33%, nel settore non ETS la riduzione delle emissioni del 33%, la linea che vedete in azzurro appunto è il No, la linea che vedete in nero è appunto lo scenario SEN che prevede il raggiungimento del 32,6% al 2030, il gap che qui non è segnato, il raggiungimento del 33% fa riferimento ai meccanismi di cui parlava prima Federica, ai meccanismi di flessibilità a cui faceva riferimento prima Federica. Questa è una slide che abbiamo visto precedentemente già con i colleghi dell'ISPRA che fa vedere la precedente anche più aggiornata, che appunto evidenzia il fatto che il settore dei trasporti e il settore civile sono quelli in cui bisogna intervenire maggiormente per raggiungere gli obiettivi fissati di riduzione delle emissioni. Per passare invece a quello, a parte la SEN definita, che è un documento strategico nel settore delle rinnovabili, dell'efficienza, un altro pacchetto di proposte a livello europeo che influenzano la nostra politica nazionale è il pacchetto il cosiddetto Winter Package, che è l'insieme di tutte le proposte legislative che interessano i settori delle rinnovabili, dell'efficienza, del mercato elettrico, della governance dell'Unione e della mobilità. Tutte queste misure introdotte dalla Commissione europea mirano alla creazione di un'unione dell'energia che rende disponibile ai consumatori dell'Unione europea energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. L'unione dell'energia si declina in 5 dimensioni: quello della sicurezza, quella del mercato, dell'integrazione dei mercati dell'energia, quello dell'efficienza energetica, quella della decarbonizzazione dell'economia, è quello della ricerca, dell'innovazione e della competitività. I principali documenti di questo pacchetto che interessano il nostro settore sono la direttiva sulle rinnovabili, quella sull'efficienza energetica e il regolamento sulla governance. Attualmente questi documenti derivano da quella che era la proposta della Commissione europea
al 2030, sono proposte di regolamento che sono ancora in discussione e che hanno modificato quelli che sono i principali, quelli che erano gli iniziali obiettivi. Per esempio, per quanto riguarda le rinnovabili, dall'obiettivo del 27% siamo adesso ad un obiettivo del 30%, ancora in discussione, non è ancora definito, ma c'è l'obiettivo del 30%. Una cosa che prima non c'era era il settore dei trasporti. Attualmente nell'ultima discussione l'obiettivo delle FER nel settore dei trasporti al 2030 è del 14%. La discussione sulla direttiva dell'efficienza energetica, il principale punto è quello dell'obiettivo, inizialmente indicato dal Consiglio del 27%, ora siamo passati al 30%, ma è ancora in discussione, si parla anche di obiettivi più sfidanti, ma tutto aperto. E poi c'è il regolamento sulla governance, da cui discende un altro documento molto importante per quel che riguarda la nostra politica nazionale, cioè i piani nazionali integrati energia e clima. I piani ogni Stato membro dovrà avere il proprio piano nazionale, saranno principalmente declinati in due sezioni, una prima sezione di inquadramento, di definizione degli obiettivi e di quelle che sono le misure e le politiche che sono previste per conseguire gli obiettivi definiti, e una sezione analitica che conterrà uno scenario di riferimento e uno scenario di policy. I piani nazionali energia e clima sono stabilite delle scadenze abbastanza brevi. Entro il 31 dicembre 2018 ogni Stato membro dovrà elaborare e trasmettere una prima bozza di piano nazionale integrato. Entro il 31 dicembre 2019 il piano nazionale dovrà essere definito e entro il 30 giugno 2023 gli Stati membri presenteranno eventuali bozze di aggiornamento laddove siano necessarie, e invece i piani aggiornati dovranno essere consegnati entro il 30 giugno 2024. Inoltre, entro il 1 gennaio del 2020 devono presentare, o ciascuno Stato membro presenta la propria strategia a lungo termine per le basse emissioni con una prospettiva di almeno 30 anni, ma è previsto per ciascuna di queste scadenze un'ulteriore scadenza decennale, cioè un aggiornamento ogni 10 anni. Entro il 15 marzo 2023 e poi con scadenza biennale, ciascuno Stato membro deve comunicare lo stato di attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Tutte queste scadenze, la comunicazione continua perfino biennale con la Commissione, quindi impone a ciascuno Stato membro di tenersi continuamente in comunicazione sia fra gli Stati membri che con la Commissione. Fine.